Si rinnova la collaborazione tra la scuola di pallavolo Anderlini e Aldo Giovanni e Giacomo. Se l'anno scorso la società sportiva modenese aveva pubblicizzato sulle proprie maglie da gioco il film La banda dei Babbi Natale, in questa nuova stagione sportiva la partnership è sfociata in un campo completamente diverso, la solidarietà internazionale. Scuola di pallavolo Anderlini e AGD SRL hanno dato vita, infatti, ad Aldo Giovanni e Giacomo for Cameroon, un progetto di solidarietà internazionale che utilizza lo sport come strumento di dialogo interculturale tra i bambini del Camerun. La nuova collaborazione tra Scuola di pallavolo Anderlini e il popolare trio è stata presentata il 21 novembre al ristorante Europa 92 di Modena, dove si è tenuta una cena di beneficenza alla quale hanno partecipato anche gli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo, e il cui ricavato sarà devoluto ai bambini camerunensi. Credo che sia un'operazione lodevole e devo dire che siamo contenti di essere un po' l'immagine e soprattutto di sapere che, insomma, dei ragazzi si salvano a causa nostra, a causa vostra, perché anche a causa di tutti noi che siamo qui. Lo sport in generale in tutto il mondo dà la possibilità, attraverso lo sport, di costruire qualcosa di diverso. Per esempio, loro hanno questa formula molto interessante, dice, tu vieni certo a giocare, però devi andare a scuola per venire a giocare. E questo fa sì che comunque i ragazzini, che spesso in quelle parti del mondo, ma in altre parti del mondo, vengono abbandonati a loro stessi, trovano attraverso lo sport, quindi la scuola, l'aggregazione e le regole, una motivazione di vita che fino a quel momento lì non c'è. Abbiamo già elaborato dei dati tecnici per stabilire una pallavolo baby, giusto? Più umana. Più umana, no? Pallavolo peso mosca. Pallavolo altezza mosca, per cui noi proponiamo che la rete sia alta 2 metri. 2 metri, sì. Quindi possiamo giocare anche noi. E le scarpe alte 20 centimetri. Le scarpe alte 20 centimetri. Scuola di pallavolo Anderlini ha recentemente aderito a Un Sogno Oltre la Rete, un progetto di cooperazione internazionale promosso dalla Onlus Sport Education, che attraverso attività ludico-sportive come la pallavolo cerca di recuperare i bambini e ragazzi a rischio e con disagio sociale. I corsi di pallavolo in Camerun hanno già coinvolto 8.000 bambini. Scuola di pallavolo Anderlini e Aldo, Giovanni e Giacomo sosterranno alcuni dei prossimi obiettivi di Sport Education in Camerun: costruire nuovi campi di volley e riqualificare quelli esistenti, mettere a disposizione insegnanti qualificati per i corsi di formazione universitari e per quelli organizzati dalla Federazione Camerunense, organizzare tornei tra villaggi per favorire i rapporti tra le diverse etnie, coinvolgere anche le bambine e ragazze nei corsi solitamente riservati ai maschi. Penso che i tempi per la scuola di pallavolo Anderlini fossero maturi per intervenire in un progetto di cooperazione internazionale. Era un po' che pensavamo a entrare in questo mondo, e da Sport Educational, la Onlus che cura appunto i rapporti con il Camerun, ci è stata fatta questa proposta. Da lì è nata l'adesione della scuola di pallavolo Anderlini e il coinvolgimento di Aldo, Giovanni e Giacomo in questo progetto.